No, non... No! Oh! Io non... Voi sapete cos'è la tecnica del segnaposto sulla spiaggia? Mi raccontavano che c'è chi pianta gli ombrelloni e li lascia lì per tutta la stagione, per la serie, quello è posto mio, riservato, e guai chi si avvicina. Ma è vero o no? Era da tempo che non facevo di questi sequestri. L'ultimo allora l'ho fatto a Santa Teresa, un solo anno, poi sta abitudine è scomparsa. Ricordo che in una notte abbiamo sequestrato circa 700 ombrelloni, perché a Santa Teresa c'era questa abitudine. E ho detto anche poi ai proprietari: venite al comune a rivendicarne la proprietà, che vi denuncio pure per occupazione abusiva del demanio. Qui a Capo Peloro, dopo tanti anni, ho riscontrato questa abitudine. Guardate, queste le abbiamo sequestrate ora. E i proprietari che vengano ora a rivendicare la proprietà. Così li denunciamo pure. Ah, anche questo non va. Ovviamente. Ecco, queste ora se li prende Messina Servizi e li togliamo. Per noi sono rifiuti a tutti gli effetti. Però qua siamo andati oltre, Cioè qui la fantasia è veramente da premiare. Cioè, guardate che serie meravigliosa questa serie, Questa non lo so, guardate. Direte: ma è una sedia normale, bello per contemplare lo stretto. Però ha una caratteristica questa serie, che l'abbiamo notato proprio. Cioè, non è attaccata a culazzo. Guardate qua. Cioè, è legata col lucchetto. Cioè, come direbbe un mio amico, fantastico. Guarda. Cioè, ma vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Cioè, ora, come la smontiamo? Gli do un caccio e la rompo? O avete qualche aggeggio per tagliare? C'è un coltellino? Dammi qualche coltellino. Oh, guarda. Vediamo se taglia o se mi taglio. Ora cominciate il tifo, ora si taglia, vediamo se taglia. Fare di sì. Luciano stai lontano, ci siamo quasi. Ormai è una sfida tra me e questo cantante. Grazie, abbiamo liberato la sedia. La possiamo prendere? Ovviamente questa la sequestriamo, ci è Messina Servizi. Margu! No, scusami. Calandra, no, Calandra, scusami. Te l'ho chiamato Marguccio e si è offeso. Ma perché Marguccio c'ha un pochino di protuberanza in più? Vieni, Calandra. Qua c'è il tavolo, credo facesse parte della... Questo lo staccano pure qua. Ah no, ecco qua, il lucchetto. Vediamo in consegna. Ecco qua. Questa mancava effettivamente. Stiamo sanificando le docce. Oh, vediamo queste docce. Ma pure le docce sanifichiamo, ragazzi. No, va. L'anno scorso che ci siamo. Ragazzi! Non riusciamo a smettere. Cioè, stiamo sanificando le docce. Almeno le docce, perché mi ricordo che quando c'era la spiaggia grande voleva. Le docce le possiamo sanificare, almeno queste? O no? Guardate. Sembra Ghostbuster. Date via, il nostro operatore qui. Ecco qui. Questo farvi capire il lavoro certosino che stiamo cercando di fare per la richiesta, anche ottenere la bandiera blu per le nostre spiagge. Certo, poi mi trovo quattro Zulù che mi smontano le docce, è ovvio. Questa qua infatti è rotta pure questo. Bravo, qua non è il tuo regno, Luciano. Bravo, complimenti. Si stanno, infatti c'era i cassonetti che qualcuno faceva odore.